Buonasera a tutti, prima puntata dello spazio Certi Diritti del 2013. Questa puntata inizia con un ospite molto importante che è l'avvocato Emilio Martucci, che per chi non lo conoscesse, oltre a essere un esponente, un militante dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli, da quest'anno è anche parte del comitato di Radicali Italiani. Ti saluto Emilio da parte di tutta la redazione di Liberi.tv e di Spazio Certi Diritti. Grazie a tutti. Riccardo, sei troppo buono. Eh no, la verità, dai, sai, sappiamo l'interesse che comunque tu nutri per quanto riguarda la causa civile in generale, non soltanto dei radicali, ma in genere, quindi come ospite sei graditissimo. Io vorrei iniziare appunto con una domanda base, che è quella della puntata. La puntata iniziava con l'incipit che diritti negati, ma molti si saranno chiesti quali sono questi diritti negati. Io voglio partire da questo. Si parla poco dei padri separati e dei loro diritti, e quindi in cosa questi diritti differiscono da quelli delle donne, che dal punto di vista giuridico sembrano a questo punto diritti negati? La situazione è veramente paradossale. Noi abbiamo fatto tanto e ci siamo tanto battuti, no? Per le pari opportunità tra gli individui, e perché la donna non deve avere le stesse ambizioni di un uomo. Ecco, e per lo stesso principio, perché la donna deve essere considerata un genitore migliore esclusivamente in virtù del suo sesso? Poniamocela questa domanda, perché che cosa significa sostanzialmente essere un buon genitore? Ha a che fare qualcosa con la costanza, con la pazienza, con l'ascoltare i bambini, col fingere di ascoltare quando a volte ti manca anche la pazienza di ascoltare. E il problema è proprio questo, cioè cercare di capire perché nonostante numerosi interventi legislativi e tentativi di interventi legislativi vadano in direzione contraria, molte pronunce giurisprudenziali vanno nella direzione dell'affido quasi esclusivo alla donna. Perché sembra quasi che l'uomo non abbia dei sentimenti uguali a quelli della donna, quale può essere l'amore nei confronti del proprio figlio. È una situazione veramente veramente molto, cioè veramente strana, perché se si pensa che nella stragrande maggioranza dei casi, in caso di separazione e divorzio, stiamo parlando di percentuali altissime, viene affidato esclusivamente alla madre la prole, con delle conseguenze atroci a volte, spesso perché ci sono padri che nonostante abbiano un reddito potenzialmente decente, alla fine al limite della povertà e si riducono a meno. Devono mantenere anche la moglie, e il figlio, in questo senso. Per i concessori di un assegno, una situazione da studiare. E in effetti il legislatore, se andiamo a vedere, c'era arrivato con una buona legge, secondo me, nel 2006, con la legge 54, che appunto aveva introdotto nel nostro ordinamento, cioè una cosa abbastanza rivoluzionaria, l'affido condiviso. Ma sostanzialmente questo concetto, cioè dell'affido condiviso, che andava in senso contrario rispetto al concetto di monogenitorialità, aveva introdotto quindi il concetto di bigenitorialità in coppie separate e poi divorziate, sostanzialmente è rimasto grazie a pronunce giurisprudenziali che hanno sostanzialmente disatteso questa legge, lettera morta.
E questo è il Ah, problema. ecco. Tant'è vero che Quindi... dimmi. No, io quindi volevo fare l'esempio pratico, cioè nell'esempio pratico per fare capire, diciamo, ai nostri web ascoltatori, cioè una coppia si separa, alla fine il figlio, ad esempio, se è un maschio, viene affidato alla madre e il padre, che magari ha uno stipendio di 1000-1200 euro, deve magari abbandonare il tetto coniugale, che magari era stato acquistato in due. La stragrande maggioranza dei casi viene affidata alla madre. Ecco. E con il suo stipendio deve dare pure il sostentamento al bambino, alla madre, e deve trovare una casa per lui, giusto? Esatto. La Caritas o la sede del La Partito Radicale. Caritas. O la sede del Partito Radicale. È No. assurdo, è assurdo, è assurdo. Veramente una situazione da prendere in considerazione. Io poi penso che addirittura per cercare un attimino di ovviare a questo fatto che la legge introduttiva dell'affido condiviso è rimasta lettera morta, due senatori, tra l'altro radicali, hanno tentato di presentare degli emendamenti a questa legge, che era sulla carta una legge bellissima, cioè innovativa, però rimaneva sistematicamente lettera morta, e è rimasto, gli emendamenti presentati da Perduca e Poretti sono rimasti anch'essi lettera morta, giacciono in Parlamento, chissà quando verranno calendarizzati. Mi diceva Perduca che probabilmente la prossima legislatura si deve vedere se chi è... Ma una situazione veramente di disastro, un disastro, un disastro, e tanti padri effettivamente si stanno veramente letteralmente impoverendo. Non è sembra uno scherzo, ma non lo è per niente. Cioè, veramente, ripeto, di persone, di padri che lavorano, hanno uno stipendio anche decente. Si arriva quasi alla soglia della povertà, del non poter mangiare, perché abbandonano, devono pagare un affitto, devono pagare l'assegno di mantenimento al bambino, devono pagare l'assegno di mantenimento alla madre, cose veramente. Sì, no, è una situazione paradossale, come dicevamo prima. A questo punto uno potrebbe anche pensare, questo lo disse un qualche tempo fa anche Marco Pannella, a una riforma un po' radicale del diritto di famiglia, che è quello che poi agognano magari non soltanto i radicali, ma o comunque chi si batte per queste battaglie, ma tante altre associazioni. Certo, no, in effetti noi dobbiamo dare merito alle lotte dei radicali degli anni 70, che hanno veramente introdotto e innovato profondamente il diritto di famiglia. Però bisogna dire che bisogna anche cercare di stare al passo con quelli che sono i tempi. Perché ci sono tante situazioni di fatto che non vengono tutelate dal punto di vista normativo. E questa è una cosa importante, perché se tu si pensa al classico istituzionale matrimonio come Matrimonio. giuridico, eccetera, cioè questo lascia fuori dalla copertura normativa tante situazioni che di fatto ci sono. Quindi, Tra cioè. l'altro, tu hai aperto adesso un tema molto caro all'Associazione Radicale Certi Diritti, che è quello appunto delle coppie di fatto, ma non solo quelle, perché addirittura ci sta anche l'omogenitorialità, che prima era stata accennata, dove i figli che nascono da una coppia di due donne o di due uomini, comunque per la legge non sono riconosciuti, almeno hanno un solo genitore, e anche questo è una lacuna giuridica. Sì, è una stortura del sistema, perché se cioè penso che il compito principale di un legislatore sia cercare quantomeno di normativizzare alcuni contesti sociali, perché altrimenti veramente si rimane totalmente scoperti dal punto di vista delle tutele.
Proprio questo, cioè, contro questo dobbiamo lottare e dovremmo cercare di impegnarci, perché sennò, cioè, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo noi, lotte per entrare in Parlamento, cioè, però il problema di fondo è che chi ambisce a diventare parlamentare è proprio cercare di capire e di percepire quelle che sono le istanze sociali, no, a prescindere da come la si pensi. Adesso siamo in periodo di elezioni, di conseguenza uno dovrebbe farsi un esame di coscienza e valutare un attimo qual è quello che manca alla società civile, visto che qualcuno parla di società civile, quello che realmente vuole portare nel paese. Penso che tu, che sei comunque un militante politico e poi sei comunque anche un avvocato, quindi comunque tieni molto al tema del diritto, hai molto da dire. Mi pare di aver visto sul vostro sito comunque spesso e volentieri visite nelle carceri, sul sistema giustizia. Tu ci puoi dire qualcosa di specifico, giusto? Cioè, l'Associazione Radicale per la Grande Napoli, ultimamente, specie nel sud, sta portando alla luce situazioni anche lì paradossali. Ci vuoi raccontare un po' del carcere, della giustizia, di questi poveri veramente derelitti che sono gli ultimi della società? Senti, indubbiamente il nostro lavoro come associazione radicale qui in questo territorio partenopeo, diciamo, si è concentrata prevalentemente sulla lotta per l'amnistia e contro le condizioni inenarrabili delle strutture carcerarie, che sono dei veri e propri lager sostanzialmente, cioè dove non è possibile avviare nessun percorso rieducativo. Cioè, noi, Riccardo, dobbiamo partire dal presupposto che abbiamo, secondo me, almeno parlo per quello che mi riguarda, una delle costituzioni più belle. Cioè, e dovremmo difenderla veramente a denti stretti. Ma questa costituzione, sempre, spesso, volentieri, è messa sotto i piedi e calpestata sistematicamente. Cioè, noi pensa che l'articolo 27 della Costituzione, come si sa, dice che la pena deve tendere alla rieducazione del reo. Sì. E sostanzialmente questo non avviene, cioè non è possibile. Abbiamo constatato attraverso visite nelle carceri, attraverso il contatto con i parenti dei detenuti, che non, sostanzialmente si esce dalle strutture carcerarie totalmente più imbruttiti. E in quelle strutture non si può avviare sostanzialmente ma nemmeno un barlume di processo rieducativo. E poi chi ci sta in carcere? Facciamoci pure questa domanda. Diciamo. Qualcuno direbbe ci stanno i delinquenti. Uno pensa, ma quali sono questi delinquenti? Che cosa hanno fatto per trovarsi là? A tossicodipendenza e reati di immigrazione. Cioè, Ah, il reale, perché giustamente l'immigrazione è un reato. la parola che dicevi tu, derelitti, gli ultimi della società. Certo, non ci va il ricco, ma non per fare il socialista della situazione, ma chi effettivamente è dentro è il povero. Per cui quanto ha ragione, cioè, il buon vecchio Marco, mi auguro, senatore a vita, quando dice che questa situazione non è, non, è, una, è amnistia mascherata. Quindi giù il velo dell'ipocrisia e continuiamo a lottare per cercare di rendere queste strutture effettivamente strutture legali. Partiamo da questo concetto base, cioè, torniamo alla legalità. Facciamo sì che queste strutture tornino a essere costituzionali. Ma ti faccio una domanda che poi alla fine è anche un po' retorica. Si è sempre sentito parlare, come dicevi prima, che il carcere dovrebbe servire da recupero. Quindi uno in carcere in teoria dovrebbe lavorare, dovrebbe avere la possibilità di studiare, dovrebbe avere la possibilità anche di appunto imparare un mestiere che magari in precedenza non ha potuto imparare, così esce e applica quel mestiere.
Io ho sentito dire, forse proprio ascoltando un intervento tuo in precedenza, che comunque mancano proprio le guardie che possono vigilare queste persone che lavorano all'interno dei carceri. Quindi magari ci sono la strumentazione, ma non ci sono i vigilanti, perché anche lì c'è una carenza di personale. Non, cioè, non è proprio così, come Spiegamelo dire, meglio perché così. come dire, non c'è, come dire, una, cioè, magari c'è anche carenza di personale, però non, principalmente quello che determina questa situazione insostenibile è il sovraffollamento carcerario. Perché se in una struttura che potenzialmente può ospitare, ti faccio un modo di esempio, 100 persone, e in questa struttura ne sono 300, no? È praticamente impossibile che in base con il numero di guardie penitenziarie, di psicologi, di, come dire, di personale sanitario, presente, si possa cercare di lavorare cercare di lavorare, non dico manco in una maniera decente, ma cercare di lavorare. E anche loro molto spesso e volentieri sono vittime. Non a caso, cioè, si sente anche parlare di suicidi all'interno del personale di queste strutture lager penitenziarie. Quindi la situazione è. C'è una frase che io voglio ricordare dell'ultimo libro della Chirico che è importante, cioè, l'ho letto proprio al vostro congresso, al nostro congresso dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli di recente, che diceva che alle volte l'unica via d'uscita dal carcere è il suicidio. Tu hai detto adesso, ma alle volte l'unica Io via d'uscita ho dal carcere. avuto modo di leggerlo questo libro. Annalisa è una persona amabile sotto questo punto. Guarda, è triste, è una frase molto triste, però purtroppo è lo specchio di quella che è la realtà. Per cui non dobbiamo mai smettere di lottare e credere che in una realtà diversa, in una realtà possibile. Io guarda, vorrei dirti io ho avuto nella mia vita universitaria, ho avuto modo di conoscere un professore che mi ha sostanzialmente mi è entrato dentro, no? Il professor Cosa? Sergio, il mio professore di diritto penale. Il diritto penale è espressione della politica criminale che si esprime in un determinato momento storico. Quindi il diritto è politica. È inutile fare troppi giri di parole, il diritto è espressione delle scelte politiche. Quindi se sì, siamo di fronte a questa realtà totalmente illegale. La colpa è sostanzialmente anche delle leggi criminogene che hanno determinato questa realtà. Per cui io credo che con Rei siano anche coloro che abbiano fatto queste leggi, hanno scritto queste leggi, la Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi, che sono veramente delle leggi criminogene. E non, se non, quindi la situazione è totalmente fuori dal binario della legalità. C'è un legislatore che è sostanzialmente o incapace, perché veramente molto spesso volete le leggi sono scritte con i piedi, veramente, o in malafede, perché non si può, non, io non riesco a trovare altra spiegazione, Ma veramente, pensi perché. che possa essere una questione di paura alle volte? Perché spesso e volentieri, quando senti discorsi delle persone che non si interessano di politica ma guardano la televisione, dicono: sì, ma almeno quando vanno in carcere sono lontani dagli occhi, quindi non hanno paura perché li stanno in un posto dove non li possono vedere. Però non sanno se queste persone realmente si riabilitano o subiscono magari una tortura legalizzata, che è quella poi dello Stato. È una tortura legalizzata il carcere come Come carcere. non è una tortura legalizzata? Il nome è car il carcere è diventato una pattumiera.
Cioè, tutto quello che la società civile per bene, tra virgolette, non può vedere, lo mette nella discarica sociale che è diventato il carcere. E quanto aveva ragione Pasolini. Ragazzi, cioè, bisognerebbe leggerlo di più, Pasolini. Gli ultimi, se non si ha, se si continua ad avere così paura nei confronti del diverso, non si andrà troppo lontano in termini di civiltà. Almeno questa è la Certo, mia. no, ma il discorso non fa una piega della verità, anche perché poi dici dicendo qualcosa? No, No, dico, questa era la mia opinione poco giuridica, ma la diciamo. tua opinione può essere anche poco giuridica, però è la realtà dei fatti. Cioè, alla fine ci rendiamo conto che se gli ultimi sono gli ultimi e i primi rimangono quelli che dettano la legge, alla fine facciamo soltanto leggi di maggioranza che però vanno a ledere i diritti di quelle minoranze che comunque soffrono. Dovremmo essere più egualitari nel discernere quello che è giusto e quello che non è giusto. È un po' come facevo Votare alle prossime nell'intervento. elezioni. Come? Dico attenzione a chi andiamo a votare alle prossime elezioni. Sono L'Italia ha d'accordo. la memoria corta. Come Ah, ma diceva gli italiani hanno, questo lo diceva anche Montanelli, eh. Montanelli diceva la stessa cosa. italiani, brava gente, scegliatevi. Ma è vero, perché lo diceva anche Montanelli, diceva proprio questo, che gli italiani non hanno memoria. Infatti, una persona come Berlusconi si ripresenta, la colpa adesso è solo di Monti. Cioè, io adesso non vado a dire di chi non è la colpa, perché poi rivediamo sempre le stesse facce al governo. Che non hanno fatto niente, o hanno fatto pure troppo, chissà in che modo. Però, ritornando al discorso che dicevamo poco fa, che la gente non ha memoria e alle volte tende a estremizzare. Poco fa, nella virgola, Gianni parlava appunto della violenza in India sulle donne, e quindi anche della questione che poi si chiede la pena di morte. Si passa da un estremo all'altro, poi si passa da un estremizzare magari un delitto, un qualcosa, per chiedere pene severe, quando in realtà non è tanto la severità della pena quanto l'istituzione di un giurista, di diritto, che sia quello appunto di far crescere la persona che commette il reato, se di reato si tratta. Torniamo a un discorso più o meno giuridico. Il problema è proprio questo, secondo me. Nel senso che quando si vanno normativizzare, si dovrebbe andare a vedere effettivamente qual è la pericolosità sociale della fattispecie. Quante Emilio, fattispecie. ti chiedo scusa, abbiamo un piccolo problemino con l'audio. Potresti fare una piccola verifica nuovamente, staccando un attimo il collegamento, cioè non staccando il collegamento, cacciando un attimo il video, togliendo il video e verificando se per caso sia quello il problema? Un attimo, rimettilo. Sicuramente meglio? No, continuo a sentirti un po' a tratti. Provo a togliere, isolare un attimino la webcam. Un secondo solo. Sì, un secondo, sì, prova, vediamo un pochino di fare questa prova, anche perché purtroppo i nostri potenti mezzi nel 2013 non sono migliorati, sono sempre gli stessi. Anzi, Ora chiediamo spesso a chi ci ascolta se ci vuole sostenere iscrivendosi alla nostra associazione che è liberi.tv, per l'appunto, che è un'associazione di promozione sociale che si rivolge anche alle associazioni di tutti i tipi. Ci sei, Emilio? mi senti? Purtroppo ti sento sempre male, quello è il discorso. Facciamo una cosa, vediamo se interviene la regia, interviene un attimo Donato e riesce a ripristinare il collegamento con te, che poi diciamo anche che trasmetti da Napoli. Noi siamo ormai in tutti i posti d'Italia, trasmettiamo ovunque, basta avere una webcam, un cellulare, possiamo mettere su una bella chiacchierata, una bella conversazione, Mi quindi ha qualcosa da dire. senti? Mi senti? Adesso ti sentiamo bene, perfetto Emilio, sì, pare che il problema sia rientrato. Nel Vediamo. frattempo però, Emilio, ecco, vedi un po', il tempo purtroppo corre, ci rimangono giusto 2 o 3 minuti per le conclusioni.
Però io prima ti faccio concludere, però poi voglio dire una cosa che ti riguarda. Concludi, io ti faccio concludere con quello che stavi per dire. Sì, no, sostanzialmente no, stavo dicendo che il problema quando si va a normativizzare in campo penale si dovrebbe andare a vedere effettivamente sì, la fattispecie rispecchia il carattere della pericolosità sociale, è cosa che sostanzialmente nelle leggi criminogene che ho citato prima, della Fini-Giovanardi e della Bossi-Fini, sostanzialmente non c'è. E si vogliono creare, si vedono dei fantasmi e si creano delle paure inutili nei cittadini, e questo è un aspetto che io mi auguro che il prossimo legislatore tenga ben in considerazione e spazzi via queste brutte norme. Perfetto. Emilio, io a questo punto, siccome manca giusto un minutino al termine della trasmissione, voglio semplicemente dire che questa è sì stata una puntata di Spazio Genetti Diritti, però io voglio dire da subito che ci sarà sicuramente un seguito che ti vedrà rispondere ad eventuali domande di web ascoltatori che, non so, su temi specifici come può essere appunto quello del padri separati, del carcere. Sei disponibile da sempre, quindi vogliamo sfruttare la tua capacità di recepire queste cose importanti e soprattutto professionalità come avvocato per aprire un nuovo spazio che ti verrà portare in vista. Giusto? Ti ringrazio, accetto volentieri. Ecco qua, benissimo. Quindi per il 2013 ti rivedremo spesso sulle frequenze di Liberi.tv. Benissimo, sono contento. Allora, in attesa di sapere come si chiamerà questa trasmissione, che poi comunque lo comunicheremo a breve, io ti ringrazio ancora della partecipazione e del tempo che ci hai dedicato. Voglio ricordare ancora che tu sei avvocato, che fai parte del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, oltre che dell'Associazione Radicale per la Grande Napoli. Di conseguenza i tuoi riferimenti sono tanti. Ti trovano tra l'altro anche su Facebook, se ti vogliono cercare, appunto Emilio Martucci, se ti vogliono scrivere per dei pareri legali, per avere notizie anche sulla tua, la tua vita privata o comunque anche per il tuo impegno politico. Io ringrazio ancora Donato che ci ha gestito come regia, e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e che ci danno fiducia. Come? Nella precarietà della situazione. Ma guarda, nella precarietà della situazione comunque si riesce a fare qualcosa, perché poi tu immagina, ora è diretta, poi sarà online sul sito, e quindi chi vuole può fruirne liberamente anche a distanza di qualche giorno. Sì, assolutamente. È una bella esperienza, un bel percorso che si può ripetere. Assolutamente, no, te l'ho detto, quindi faremo delle altre puntate a sfondo legale, ecco qua. Benissimo, allora un saluto nuovamente a tutti, ringrazio chi ci ha ascoltato, e ringrazio Emilio Martucci per il suo tempo e ringrazio Donato Volpicella, a cui do la linea. Grazie ancora. Buonasera.